Questo programma è offerto da in collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al Gioco è Fatto Estate per parlare di calcio mercato in particolare, dal campionato di Serie D fino a quello di promozione. Anche quest'oggi la scaletta è fittissima e allora saluto subito il mio compagno di viaggio, Andrea Labate, buonasera, ciao. Benvenuto. Ciao Massimiliano, buonasera a tutti, ben ritrovati. Con tanto di almanacco fresco di stampa, con Puleo in copertina, è pronto per tutte le statistiche della stagione. Per fare la squadra. Appena conclusa, sicuramente, perché in questo momento servono anche le idee, servono i numeri, servono le statistiche. Allora cominciamo salutando anche il nostro ospite, e vale a dire Leonardo Calisti, direttore sportivo del Seravezza Pozzi. Buonasera, benvenuto, ciao. Buonasera a tutti, buonasera. Parleremo quindi del Seravezza che si è rifatto il look con un nuovo allenatore, con la vecchia conoscenza del Prato, Lucio Brando, e con tante novità. Ma andiamo secondo scaletta parlando del Prato. Prato che in settimana ha voluto effettuare una conferenza stampa con il presidente Commini, che ha rilanciato fortemente, vuole una squadra da vertice, vuole una squadra che possa puntare alle zone nobili della classifica, ha valutato dagli interventi anche del nuovo direttore sportivo Gianluca Berti, che ha detto cerchiamo profili per ben figurare, e ovviamente il tutto con la regia dell'allenatore, il confermato Maurizio Ridolfi. E allora un Prato che si comincia a muovere sul mercato, anche se le notizie non sono particolarmente positive per la formazione biancazzurra, e quindi salutando il nostro Messi regia, il nostro Paolo Innocenti insieme a Jacopo Richiusa alle telecamere, direi di cominciare subito andando a vedere la schermata che riguarda i movimenti del Prato, così poi con il nostro Andrea Labate entriamo più nel dettaglio. Questi sono i confermati: il portiere Ricco e Strada, il difensori Monticone e Diana, i centrocampisti Limberti e Preci, gli attaccanti Moreo, Gori e Oliverio. Andiamo avanti con le trattative che dovrebbero essere in dirittura di arrivo, vale a dire il difensore Fiaschi dell'Aglianese, Gemmi del Forte Querceta, Remedi dell'Aglianese e Perugia dell'Aglianese. Questi sono affari praticamente conclusi. Dobbiamo depennare invece Sheriff Diallo, che proprio quest'oggi è passato alle Dolomiti Bellunesi, quindi il maggior obiettivo del Prato in avanti sfuma con Diallo, che andrà insieme a Marangon, quindi verrà costituita questa che poteva essere la coppia dei sogni del Prato nelle file della formazione veneta delle Dolomiti Bellunesi. Te l'aspettavi, Andrea Labate? No, non me l'aspettavo, devo essere sincero, perché Dolomiti Bellunesi è sicuramente una società importante, frutto l'anno scorso di una fusione a tre, fra tre società appunto nella provincia di Belluno, nel nord della provincia di Belluno, però da qui a aspettarsi dopo la arrivo di Marangona a metà stagione e anche Diallo vuol dire che le Dolomiti Bellunesi l'anno prossimo vorranno recitare un ruolo di primissimo piano nel rispettivo girone di Serie D, ed è insomma una notizia magari non attesissima, ecco.
assolutamente con Diallo, che era stato a Prato, aveva incontrato la dirigenza laniera, sembrava insomma che ci potesse essere tutte le diciamo le situazioni favorevoli per poter portare ad una fumata bianca, e invece niente di tutto questo, con Diallo che appunto passa alle Dolomiti Bellunesi. Siamo in attesa chiaramente dei primi colpi ufficiali, anche se quella schermata che vi ho presentato in precedenza è di fatto una schermata su giocatori che ormai hanno già definito l'accordo con il Prato. All'ex direttore sportivo del Prato, Leonardo Calistri, chiedo un giudizio su questo inizio di stagione della formazione bianco-azzurra. Vista da fuori, che mercato ti sembra stia facendo il Prato? Parlando di Sheriff, che insomma sicuramente è un ragazzo che conosco molto bene, ho fatto di tutto per portarlo a Prato, e sicuramente era un attaccante di primo livello per la categoria, però credo che il Prato troverà sicuramente il profilo giusto per poter completare l'attacco con Moreo, che comunque è un giocatore altrettanto importante per la categoria. Quindi siamo all'inizio, quindi il mercato del Prato ancora è in fase di evoluzione, come tutti noi addetti ai lavori, quindi ci vuole un attimo di pazienza, ma sono convinto che il Prato farà una squadra competitiva, come ha detto il presidente, e quindi c'è solo da aspettare, penso, per i tifosi del Prato. C'è un'attesa assolutamente importante per i tifosi del Prato, che cominciano un po' a storgere la bocca, anche perché i primi arrivi sono quelli appunto di Perugi, Remedi, Gemmi e Fiaschi, tutti i giocatori che sicuramente non infiammano in questo momento la piazza. No, forse non infiammano, però innanzitutto era importante secondo me mettere dei tasselli a centrocampo, dove la squadra è ridisegnata completamente rispetto all'anno scorso, quindi giocatori di esperienza come Remedi, giocatore di palleggio come Gemmi, giocatore di quantità come Perugi, che vanno sicuramente a completare un reparto che è stato riscritto e ridisegnato completamente dopo le incertezze dell'anno scorso. Era una squadra che andava un po' al solito passo, speriamo che quest'anno questa cosa non accada. Poi ci si aspettava davanti un po' di ritardo, cioè questo è innegabile, sarebbe come dire avere prosciutto sugli occhi e dire una cosa diversa, però ci si aspetta un'accelerazione nella prossima settimana, nei prossimi 10 giorni, perché ovviamente è fondamentale che questi acquisti vengano fatti prima dell'inizio della preparazione, perché bisogna cominciare a lavorare tutti insieme fin da fine luglio. Quest'oggi, quando è stata pubblicata sul sito di TV Prato la notizia del passaggio di Sheriff Diallo alle Dolomiti Bellunesi, molti tifosi, commentando su Facebook, i famosi leoni della tastiera, hanno detto: ma voi a TV Prato date delle notizie che sono prive di fondamento. E no, insomma, non è che ce la siamo inventata la trattativa tra il Prato e Sheriff Diallo, la trattativa c'è stata. E allora, visto che vogliamo mettere i puntini sulle i, bisogna scrivere soltanto degli affari conclusi, si aspetta l'ufficialità, si sta zitti finché non c'è assolutamente, però visto che vogliamo mettere i puntini sulle i, sentiamo come è nata la notizia di Sheriff Diallo in trattativa con il Prato. Sentite. Sheriff Diallo, io credo lo cerchino un po' tutti, però si sarebbe contenti se scegliesse noi. Ci può stare. È una trattativa quindi che è in piedi. È in piedi, una trattativa che è in piedi, ora vediamo come si risolve, non so quanti giorni ci vorrà. Bisogna chiedere a Gianluca, insomma, che ne sa più di me. Questo, ripeto, per mettere i puntini sulle i, perché sinceramente cerchiamo di dare notizie che sono riscontrate. Poi, come diceva l'abate, si possono chiudere o non chiudere le trattative, però di fantasie diciamo noi non ce ne mettiamo. È una bufala, è una trattativa che era in corsa, e non, probabilmente, come ha detto Maurizio Ridolfi, lo cercavano un po' tutti, cioè nel senso che erano tanti a fare la corte a Sheriff Diallo, che quindi è andato un po', come dire, a giocarsela anche al rialzo, come è naturale che sia in questi casi, probabilmente è andato da chi gli ho offerto di più. Vedremo gli sviluppi riguardo il Prato. Leonardo Calistri, seconda stagione al Seravezza Pozzi, si riparte da Lucio Brando. Perché questa scelta dell'allenatore per la prossima stagione?
Guarda, prima di tutto volevo spendere due parole per Cristiano Amoroso, che con noi ha fatto un percorso straordinario, perché in un anno e mezzo con il Seravezza ha fatto 87 punti e non è sicuramente banale, quindi diciamo la riflessione è stata molto approfondita e è stata condivisa con il presidente, con tutto lo staff, e abbiamo deciso di rinnovare, cioè di fare un cambiamento, perché penso che una realtà come la nostra, come Seravezza, dopo un anno e mezzo debba avere sempre degli stimoli nuovi e dei nuovi obiettivi. Quindi la scelta poi è stata effettuata, insomma è ricaduta su Mirta e Lucio Brando, che secondo noi ha tutte le caratteristiche per potersi esprimere al meglio in una piazza come la nostra, dove l'importante insomma è quello di cercare di fare un bel calcio, cercare di esprimere appunto un calcio divertente, un calcio propositivo, e siamo diciamo un ambiente tranquillo, un ambiente sereno dove Mister Brando potrà dimostrare quello che è poi il suo valore sul campo, e di questo ne siamo convinti. Una squadra rinnovata che però riparte dal super bomber Benedetti, che ormai è diventata la bandiera del Seravezza Pozzi, e non solo da Benedetti, comunque una squadra con nuovi connotati, Calistri. Sì, ecco, guarda, Benedetti è stato diciamo al centro di tante richieste di mercato a giugno, luglio, è stato avvicinato da tante squadre importanti, prestigiose, quindi per trattenerlo abbiamo parlato, abbiamo fatto uno sforzo con il presidente e abbiamo deciso anche per lui di fare diciamo un contratto un pochino più lungo, era legato con noi per altre due stagioni, quindi ora Bomber Benedetti rimarrà con lui per altre tre stagioni, e quindi sicuramente ripartiamo da lui, che sarà il capitano della prossima stagione, perché non avremo più lo storico capitano Marco Granaiola, e quindi adesso il capitano sarà Benedetti, che ha rinnovato con noi per i prossimi tre anni. Poi avremo sempre le conferme di Ettore Lagomazzini, di Brian Bedini, e poi stiamo andando a completare, a strutturare una rosa che poi dovrà cambiare tanti elementi, e quindi sarà diciamo un Seravezza rinnovato, perché appunto oltre all'allenatore e allo staff tecnico ci saranno anche diversi cambiamenti, quindi diciamo che si aprirà un nuovo ciclo. Ecco. Il caso Camarlinghi, questo giocatore davvero talentuoso, ragazzo del 99 che ho visto crescere nelle giovanili della Fiorentina, rimarrà a Seravezza oppure accetterà le lusinghe del Desenzano, che sembra sia deciso a puntare forte sull'ex prodotto delle giovanili della Fiorentina? Ecco, no, Giulio non rimarrà con noi, dovrebbe andare a Desenzano. Con noi diciamo ce l'ha comunicato la scorsa settimana, la volontà del ragazzo è quella di cambiare, di fare una nuova esperienza, e devo dire che in questo momento qui penso sia giusto anche così, perché per me Giulio è un ragazzo fortissimo, per quello che ho visto in questi anni di Serie D è veramente un ragazzo forte, con delle qualità eccezionali, e quindi per una realtà come la nostra è sempre difficile trattenere dopo 1, 2, 3 anni giocatori di questo tipo, quindi noi abbiamo provato, abbiamo fatto il massimo per quello che il Seravezza può fare per trattenere Giulio, però insomma Giulio ci ha comunicato la sua volontà e quindi ci siamo lasciati alla grande. Io gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché insomma si merita una grande opportunità, insomma va a Desenzano con Mister Gaburro, in una squadra che ha appena vinto i playoff, quindi una squadra ambiziosa, e Giulio si giocherà le sue carte
a Desenzano probabilmente, non so se è uscita l'ufficialità, però dovrebbe andare a Desenzano per quanto ne so io, ecco. Affare praticamente già concluso, anche se insomma l'ufficialità adesso è il 1° di luglio, in questa settimana fioccheranno assolutamente. Leonardo Calisti, la passata stagione è davvero molto molto bene, il Seravezza Pucci è stato anche in testa alla classifica, quest'anno c'è da confermarsi. Sì, diventa appunto difficile, cioè sicuramente più difficile, perché l'anno scorso avevamo una squadra veramente forte dove si sono, a mio punto di vista, potevamo fare anche qualcosina in più. Abbiamo avuto un mese e mezzo veramente brutto, purtroppo, dove siamo incappati in 6 sconfitte in 7 gare, poi abbiamo finito bene, però quel mese e mezzo lì, diciamo, ha un pochino compromesso una parte, diciamo, del campionato, però abbiamo finito a 57 punti. Quest'anno appunto ripartiamo da un nuovo allenatore, da tanti giocatori nuovi, giovani nuovi, quindi quando riparte un ciclo in una realtà come la nostra non è sempre facile ottenere subito dei risultati importanti, però sicuramente faremo una squadra competitiva, una squadra di qualità, dove ci sono giocatori dal mio punto di vista forti, quindi sicuramente daremo del filo da torcere a tutti e saremo competitivi in questo campionato, scusate. E Leonardo, ti volevo chiedere una cosa, perché a mio modo di vedere uno dei segreti dell'anno scorso del Seravezza è stato quello di avere dei ragazzi in quota validissimi, De Lorì, Brugognone per esempio, ne vengono in mente due. Ecco, volevo sapere nel comparto quote a che punto siete con la costruzione di questo settore che, come sappiamo, anche se si passa da 4 a 3 quote rimane comunque decisivo in Serie D. Sulle quote abbiamo confermato Salerno, abbiamo confermato con un accordo biennale anche De Lorie, che è un ragazzo che l'anno scorso era un pochino coperto, ma quest'anno potrebbe essere, diciamo, la sua annata. Poi abbiamo Sforzi, un altro centrocampista 2005, anche a lui abbiamo fatto 2 anni di contratto, e ora stiamo lavorando su altri profili. Ecco, sulle quote forse per arrivare ai profili migliori bisogna un attimino aspettare, perché sul 2005-2006 è sempre difficile, perché questi ragazzi sono abituati a giocare magari in delle primavere importanti, e quindi convincerli a venire in Serie D è sempre un passaggio che richiede del tempo. Quindi per arrivare al mio punto di vista, arrivare ai 2005-2006 migliori, c'è da attendere un pochino, anche prendendosi qualche rischio. Quindi l'anno scorso ci è andata bene e quest'anno qualche quota l'abbiamo già messa in organico, però voglio un attimo attendere per cercare, insomma, di prendere i profili migliori possibili per quello che sono, insomma, le potenzialità del Seravezza, ecco. Leonardo Calisti, qual è la squadra che ci sta intrigando di più in questa prima parte del mercato, anche se siamo molto indietro, perché al momento ci sono tante trattative, però di affari fatti, sigillati, al momento ce ne sono poche. Certo. Qual è la società che secondo te si sta muovendo con maggior attenzione e vigoria? Ti rispondo subito, penso che fino ad ora il Gavorrano ha già preso 10-12 over veramente importanti. Oggi ho visto Cherneso, Zini, poi ha riconfermato Pino, Pignatta, Rosicco, Ampollini, Brunetti, poi ha preso Deste, quindi insomma mi sembra che il Gavorrano faccia sul serio e sia anche a buon punto, perché insomma arrivare al 1° di luglio con già 12-13 over, mi sembra anche Suare, Grifoni, insomma siano già giocatori e sono già in organico, quindi Gavorrano mi sembra faccia sul serio, ecco. A
avrà due squadre come tutti gli anni, con la coppia di giocatori in tutte le 11 posizioni del campo, a dimostrazione davvero che la società mineraria, come al solito, lavora alla grande. Renato Vagaggini sta facendo un grande lavoro, ricordiamo l'anno scorso secondo in campionato, seconda in Coppa Italia, quindi un'annata in cui è mancata la ciliegina, ma è stata un'annata che ha confermato la formazione comunale fra le grandissime. C'è da anche da analizzare un altro aspetto, che sarà il secondo anno di Masi in panchina, con un organico praticamente migliorato, integrato, e questo conta perché le altre grandi stanno cambiando tanto e sì, quindi avranno bisogno di un tempo di rodaggio. Livorno, poi bisogna vedere i gironi, però sicuramente cambierà il Siena, a cui ci si aspetta molto nelle prossime settimane per i colpi nuovi. Il Grosseto, un po' come il Follonica Gavorana, è andato a confermare gran parte del gruppo e lo sta integrando con giocatori. Ieri c'è stato l'annuncio per esempio di Frosali, e che ha rinforzato il reparto difensivo, ma insomma il Grosseto ha una politica un po' simile a quella del Follonica Gavorrano. Del resto sono due squadre che quest'anno hanno fatto seconda e terza in campionato, quindi insomma vanno a cercare di migliorare qualcosa per poter puntare al massimo risultato. Prima di salutarti, Leonardo Calistri, è fantacalcio in questa fase, perché ancora dobbiamo capire quali saranno le formazioni iscritte al campionato, ma si parla di una divisione delle toscane con le liguri e le piemontesi in questa stagione, quindi è probabile che il versante Prato, Pistoia, Tau e Seravezza venga poi integrato con le liguri e le piemontesi. È un'idea che ti stuzzica? Ma diciamo che il girone A è sempre quello un attimino più ambito, perché poi insomma il girone D e il girone E forse sono un pochino più competitivi, però credo insomma che tutti gli anni le Toscane poi vengano divise in due gironi e non in tre, quindi non lo so, cioè devo essere sincero, tanto insomma per noi Seravezza un girone vale l'altro, e noi il girone A con una parte di Toscane va benissimo, anche il girone E sarebbe comunque bello e stimolante, giocare contro Livorno, Siena, Grosseto, Gavorrano, Poggibonsi, insomma, quindi io credo insomma sia, noi siamo pronti a qualsiasi sorteggio, però insomma in tutti i casi saranno competitivi e saranno belli e emozionanti, ecco. Prima di salutarti, te lo saresti aspettato che la Zenit stasse lì alla finestra a sperare in un possibile ripescaggio in Serie D da pratese? Ma no, fino a qualche anno fa no, però devo dire che ora sono contento, insomma mi sembra che auguro alla Zenit di poter fare il campionato di Serie D, e sarebbe insomma una bella soddisfazione per tutta la società, che insomma sono anni che lavorano bene, che hanno una struttura importante, dalla pizzeria al padel, i campi di calcio a 7, campo sintetico, settore giovanile importante, insomma un'affiliazione con l'Empoli da tanti anni, quindi insomma è una realtà che è in costante crescita, insomma un po' mi ricorda anche il mio Seravezza, no? Che tutti gli anni appunto anche da un punto di vista impiantistico cerca sempre di migliorarsi, quindi insomma io ben venga per la città di Prato, secondo me è una realtà come la Zenit che è in crescita costante, e questo insomma è sotto gli occhi di tutti. Ringraziamo Leonardo Calistri, gli auguriamo buon lavoro con il suo Seravezza, ciao e a prestissimo. Grazie a tutti, un saluto a tutti, grazie. Abbiamo quindi sentito il direttore sportivo del Seravezza Pozzi, che sta allestendo una squadra che sicuramente potrà ben figurare, assolutamente. Adesso parliamo della gente, abbiamo già visto delle immagini, abbiamo anche i primi movimenti di mercato. Intanto, prima dei movimenti di mercato, l'abate, a che punto siamo sul discorso di pescaggio? Perché in questi giorni Cammelli, vicepresidente, insieme a una delegazione della società, andrà a Roma giovedì. Quindi, guarda, sa anche la data, l'abate. Giovedì andranno a Roma a portare proprio il cartaceo, quindi esatto. Brevi mano. Anche perché così giustamente l'idea della Zenit è anche quella, andiamo lì di persona, che se ci fosse qualcosa da limare, da aggiustare, siamo in tempo per farlo. E quindi giovedì la Zenit andrà di persona in federazione a Roma a consegnare la domanda di ripescaggio. Lo stato dell'arte della situazione qual è?
Lo stato dell'arte è che lunedì prossimo inizieranno le iscrizioni al campionato di Serie D e sarà la settimana cruciale, la prossima, dall'8 al 12 si può formalizzare e regolarizzare la propria iscrizione al campionato di Serie D per le 167 squadre aventi diritto. Di queste 167, l'abbiamo già detto lunedì scorso, e Montebelluna ha già comunicato che non si iscriverà al campionato di Serie D e farà solo attività di settore giovanile. È chiaro che la Zenit balla fra il primo e il secondo posto delle seconde di eccellenza, quindi prima o terza in Italia, di conseguenza per avere la certezza di un ripescaggio bisogna che ci siano almeno un altro paio di posti o almeno un altro posto, e in questo momento quindi si va a monitorare la situazione di alcune squadre e società italiane che sono in difficoltà nell'iscrizione. Le due situazioni più complesse in questo momento sono quella del Canicattì, che ha già comunicato che non si iscriverà, però sta cercando di vendere il titolo sportivo alle società della zona, bisogna vedere se ce la fa. Se non ce la facesse non si iscriverebbe, si libererebbe un altro posto. L'altra società in grossa difficoltà, dopo che Alessandria, Brindisi sembrano avere risolto i rispettivi problemi, è la Fermana. La Fermana ha un debito molto importante, sta cercando un passaggio di proprietà, ma la nuova proprietà vuole entrare dopo che vengano saldati i debiti. Si parla di centinaia di migliaia d'euro con gli stipendi da pagare entro quelli di maggio, vanno pagati andavano pagati praticamente entro questa 30. Settimana. Esatto, questa settimana per avere le liberatorie. In caso non ci fossero le liberatorie, la società non si potrà iscrivere. Nel caso in cui ce la facesse a pagare gli stipendi di maggio ma non quelli di giugno, allora si potrebbe iscrivere con una penalizzazione che al momento è già sicura di 2 punti per la Fermana. Questo per farvi capire la situazione caotica che c'è in questo momento a Fermo. Quindi insomma 3 posti ballano con queste 3 situazioni, poi sicuramente ci saranno delle sorprese, perché tutti gli anni ci sono delle sorprese in negativo e in positivo, chiaramente, però le sorprese ci saranno. Caso Ancona, che potrebbe a sua volta liberare un posto. Sì, c'è questa possibilità con l'Ancona che è stata esclusa dal campionato di Serie C, anche se le voci sembrano che si crei una nuova Ancona a ripartire dall'eccellenza, però non dalla Serie D. Nel caso in cui invece riuscissero il comune a far veloce, a far partire una società per la Serie D, ecco che verrebbe iscritta in sovrannumero, e se le squadre fossero pari con l'Ancona ci sarebbe bisogno di un ulteriore ripescaggio per tornare pari, perché quest'anno c'è stato un girone dispari, il girone di Serie D, un esperimento per così dire, che la Serie D non ha nessuna intenzione di replicare, perché non vuole gironi zoppi, solo gironi pieni, quindi o 18 o 20 squadre. Vedremo gli sviluppi, insomma le possibilità sono ampie. Si sta cominciando a muovere la Zenit Prato, vediamo le schermate con i movimenti di mercato, ha fatto anche il primo acquisto ufficiale e quindi insomma la volontà del direttore sportivo Magni, del presidente Valentini e del vicepresidente Cammelli è quella di costruire una squadra competitiva. Da portieri confermati Brunelli, che si dovrà operare però al menisco, quindi verrà monitorata la situazione. Difensori confermato Cela, che è un punto di forza importante della squadra. Poi abbiamo Quassi, Saccenti e Rosi nella zona nevralgica del campo, davanti Falteri e Ciravegna. Le trattative per quanto riguarda appunto la Zenit Prato, ecco qua, i portieri Fedele del Terranova Traiana è attenzionato, perché? Perché chiaramente c'è da monitorare Brunelli da questo intervento, e quindi verrà capito i tempi di recupero, se saranno appunto brevi, se non ci sono complicazioni, e quindi potrebbe esserci un'interlocuzione con Fedele. Tempestini del Signa, pareva fatta, poi la variazione del vincolo ha cambiato tutto. Perché è Tempestini è un 2002 e quindi a questo punto, con la variazione comunicata a fine giugno, e non commento questa decisione perché sarebbe da sparare, come sparare sulla Croce Rossa, dicevo Tempestini a quel punto è ancora vincolato col Signa, quindi se la Zenit Prato lo vuole bisogna che parli con il Signa. La cosa non è semplice per il semplice fatto che il Signa ha ambizioni l'anno prossimo di fare di nuovo un campionato di vertice, e trovare un difensore del livello di Tempestini a giro non è assolutamente semplice, quindi prima di perderlo chiaramente spara alto la formazione canarina, e quindi è una trattativa che da per fatta una settimana fa adesso si è molto complicata. Vediamo gli sviluppi, anche se la volontà di Tempestini è quella di andare alla Zenit, esatto, e quindi è disposto anche a fare decisivo. Dei sacrifici. Poi l'altra trattativa, e quindi sono buon testimone, è con Masi del Real Forte Querceta, però in questo momento la trattativa è congelata perché c'è differenza tra
offerta e richiesta, quindi situazione è al momento di stand by. A centrocampo l'idea è quella di mettere davanti alla difesa un giocatore esperto, e quindi si è fatto il nome di Gargiulo del che Prato, che è richiesto anche dalla Massese, in trattativa anche con la Massese Gargiulo. Quindi insomma è un giocatore sicuramente attenzionato. Davanti invece Vezzi dello Scandicci è preso con due zete, non con una zeta sola, e Nieri trattativa con il Ponsacco, ma Nieri sembra andare alla San Giovannese, sì. Quindi questa trattativa l'accordo pare... ieri sera dovrebbe essere stato raggiunto con la San perfetto, Giovannese. Quindi lo possiamo depennare, quindi questa è la situazione ad oggi per quanto riguarda la Zenit Prato. E allora, visto stiamo parlando di Serie D, vediamo qualche immagine, e prima della nostra schermata con i colpi della settimana, dimmi le ultimissime, sei arrivato qua in TV, a TV Prato, con il cellulare che squillava, e allora è l'ultimo colpo da evidenziare, qual è? Come ho accennato prima, quello di Frosali, difensore ex San Donato Tavernelle, che va a rinforzare il pacchetto arretrato del Grosseto. Grosseto che, l'abbiamo detto anche in settimana, ha anche trovato l'accordo con l'ormai ex capitano del Prato, Yusuf Cela, che va a ritrovare quindi Roberto Malotti, con il quale ha probabilmente disputato la sua migliore stagione in carriera, quella del Montevarchi, quale esterno di centrocampo, quando il Montevarchi vinse il campionato di Serie D. Questi sono sicuramente i colpi più importanti, così come quelli che ha sottolineato anche prima il direttore sportivo Seravezza Calistri, e su tutti direi quello di Zini al Falonica Gavorano, attaccante molto molto importante. Che già settimana scorsa avevamo evidenziato nella nostra schermata. Ora con il nostro Messi regia Paolo Innocenti vediamo appunto i colpi della settimana, quelli più rilevanti, quelli che vanno evidenziati. Allora vediamo la schermata: Frosali da San Donato Tavernelle al Grosseto, risaliti dall'Arezzo alla Livorno, questo è un affare fatto molto importante, con risaliti che ha rescisso con l'Arezzo. Esatto, aveva ancora un anno di contratto con l'Arezzo ed ha deciso di sposare la causa del Livorno. Nieri, quindi, vedi, l'abbiamo aggiunto dal Ponsacco alla San Giovannese, Bruni dal Grosseto Bruni a San Donato, non l'attaccante del Figline ma il difensore. Sì, perfetto, del Grosseto, sì. Di Vetrini, Doria Totto invece dell'Alba Longa, sempre a San Donato Tavernelle, il Montevarchi che ha fatto spese a Givi Borgo, se l'è portati con sé, Lelli, Carcani che è un attaccante, Vecchi che è un difensore, e Orlandi che è un centrocampista, sì, tutti al Montevarchi. Poi il Montevarchi ha preso anche Ficini, ex Prato, dal Figline. Questo è un bel colpo. Assolutamente. Poi, altro elemento importante, lo diceva Calistri, dal Piacenza il Gavorano ha preso Chernezzo e dal Taranto ha preso Condai, quindi due giocatori top che arrivano a Gavorrano. Infine il Givi Borgo ovviamente deve sostituire i partenti, e allora ha preso Canessa, l'attaccante della San Giovannese, e Noccioli dal Tau. Il Tau che in difesa potrebbe scommettere sul Negro, ex Cuoiopelli, scommessa di Giovanni Maneschi. Quindi che è un difensore centrale. Difensore centrale, quindi questa è la scelta per quanto riguarda mentre appunto invece il Tau cerca una punta e un trequartista, perché come sapete Capparella, che è passato dal Tau a Livorno proprio in settimana, quindi il Tau sta cercando un trequartista al posto di Capparella e un attaccante da affiancare a Motti, che avevamo già annunciato la settimana scorsa. Settimana prossima cosa ti aspetti in questa settimana? Questa settimana sarà la settimana degli annunci. Livorno e Pistoiese mi aspetto colpi a raffica tutti i giorni. Quindi insomma di quelli che ormai avevamo già annunciato. Molti ne abbiamo già annunciato, ma sicuramente ci sarà anche qualche sorpresa di qualche nome che ancora magari non è venuto fuori. Beh, adesso noi ci dobbiamo fermare perché abbiamo obblighi pubblicitari, ma non andate via perché dobbiamo parlare di tutto il mercato che riguarda sia l'eccellenza che la promozione con diverse chicche. Quindi state assolutamente lì, qualche attimo e torniamo.